Mito è curiosità. Siamo a Milano, Mito inaugura domani, ma oggi incontreremo in anteprima il maestro Barenboim qui alla Statale, quindi buona conferenza. Grandissimo maestro, non solo dal punto di vista artistico e musicale, ma anche un grande portatore di pace in questo mondo sempre più travagliato, e quindi è una gioia poterlo incontrare e ascoltarlo dal vivo. È molto difficile parlare della musica, perché la musica proprio incomincia quando non ci sono più le parole. Per me c'è soltanto una definizione della musica in parole, con parole, ed è quella di Ferruccio Busoni. La musica è aria sonora, non dice niente e dice tutto. E la musica è così. Avete detto che io ho fatto questo, quell'altro, coraggio? No, quello che ho fatto fuori la musica con tante altre cose è perché sono convinto che la democrazia impone la necessità per ogni cittadino di utilizzare tutti i mezzi accettabili e legali della sua esistenza per far conoscere la sua voce. È un'occasione unica per conoscere dei personaggi che noi guardiamo come icone da lontano e invece per una volta li abbiamo vicini, possiamo conoscerli davvero e sentire cosa ne pensano non solo di musica. Il maestro Barenboim è un grande maestro e soprattutto ha una carica umana straordinaria. È stata una grande occasione, perché non capita tutti i giorni di assistere a un incontro di questo tipo. Ah, è stato meraviglioso, come è meraviglioso lui, perché lui è un uomo meraviglioso, un uomo da sposare.